Sì, no, penso che è stata una cosa più che opportuna. Me ne ha parlato il consigliere Anastasi, Sebastiano Anastasi, Sebbi Anastasi, e credo che sarebbe opportuno. Io lo dissi questo, lo chiesi, lo proposi ai sindaci della Sicilia, cioè di intervenire in tal senso. Nel senso cioè di cambiare nome ad alcune vie, ad alcune piazze. Non parliamo di abbattere monumenti perché non è assolutamente il caso, poi la gente si scandalizzerebbe anche se impropriamente, e non sarebbe neppure opportuno scandalizzarsi, secondo me. Chi è Cialdini? Per carità, non so quante onorificenze poi nel regno sabaudo riuscì a conquistare, ma Enrico Cialdini, generale Cialdini, fu inviato dai Savoia a reprimere il cosiddetto brigantaggio meridionale, perché certo ci saranno stati in mezzo anche i briganti, ma in effetti fu una vera e propria guerra civile, fu una rivolta contro l'invasione piemontese del Mezzogiorno, del Sud e della Sicilia. Questa rivolta portò chiaramente ad una repressione furibonda che fu affidata a Cialdini, il quale. Questa cosa, per esempio, le abbiamo ritrovate anche nel libro Terroni, che ebbe grande successo, di Pino Aprile. Rase al suolo alcuni comuni. Il bilancio del suo primo anno di guerra, a tutti gli effetti di guerra, fu 9.000 persone suicidate, 6 paesi rasi al suolo, persone bruciate vive, donne violentate. Due paesi, come ritorsione per carità, degli episodi, degli omicidi che erano stati fatti dai rivoltosi, la ritorsione fu l'ammazzamento di almeno 1 migliaio di persone e due paesi, Casalduni e Ponta Landolfo, che furono completamente rasi al suolo. Questo come reazione immediata e come ritorsione immediata. Cioè, fatti che, per i quali non è stato eccessivo accostarli, ad esempio, alle fosse ardeatine, dove i tedeschi fucilarono le persone per reagire appunto a un attentato con dei tedeschi che erano morti. Si è parlato per Cialdini di vero e proprio genocidio. Ora, che la storia la fanno i vincitori e i vinti la subiscano, e vabbè, ma che noi dobbiamo intitolare le nostre strade a Enrico Cialdini, credo che sia un errore enorme. Mi diceva il consigliere Anastasi, peraltro, che si accingono anche a cambiare nome a piazza Vittorio Emanuele III. Ora, per carità, Vittorio Emanuele II avrebbe fatto l'Italia, l'ha fatta anche Garibaldi, ma Vittorio Emanuele III fu il re che poi portò al fascismo, che volle anche lui, perché la volle, salvo poi chiaramente attirarsi indietro quando era troppo tardi, la guerra che si appagò del titolo di imperatore e quindi con la conquista coloniale e compagnia bella. Ora, francamente, intitolare una strada a una piazza anche a lui credo che sia una cosa sbagliatissima. Se si facesse così, se si andasse a esaminare qual è la nobiltà di alcuni personaggi a cui abbiamo intitolato le strade in Sicilia o nel Mezzogiorno, ma noi preoccupiamoci della Sicilia, e poi con un minimo di atteggiamento critico si volesse cambiarle, io credo che non ci sarebbe niente di male. Garibaldi, lo stesso Garibaldi dichiara che se tornasse in Sicilia per quello che lui aveva fatto e per le conseguenze dell'unità d'Italia, lui stesso dichiara se tornasse in Sicilia o nel Mezzogiorno, nel Sud, dovrei essere preso a sassate, perché si rese conto francamente dei danni micidiali che vennero al Mezzogiorno e alla Sicilia.